Ciao ragazzi, è da un po' che non facevo questo video, ma sono tornata con un po' svuota la spesa, ma come sono conciata, natalizio per le feste. In realtà Natale è già passato, ma noi faremo una cena qui questa sera e poi faremo la cena di Capodanno qui da me con alcuni amici. E quindi oggi che è il 28 sono di riposo, sono andata a fare la spesa. Vi faccio vedere un pochettino di cose che ho comprato proprio per l'occasione, perché non è che mediamente io compro queste cose, e vi dico magari anche se vi può interessare le idee che ho per questa sera. E credo che riprenderò tutto, che cosa faccio, come lo faccio. Dovrei anche un attimo muovermi perché sono 2:30, dovrei anche stringere i tempi per fare tutte le preparazioni. Se vi può interessare farò un video, inserirò delle clip di cosa preparo, come lo preparo nel vlog che vedrete sicuramente dopo questo video. E niente, ok, vi faccio vedere. Sono andata da Lunes, l'U2, e alla Lidl. E non c'entra molto, ma ve lo faccio vedere qui perché comunque è della spesa, non di cibo. No, vi faccio vedere, anzi, vi faccio vedere le cose di casa qui, le cose che invece ho comprato, che sono creme mani e prodottini per il viso, ve lo faccio vedere nel vlog. Comunque sono andata da acqua e sapone, che per me è scomodissimo, però solo lì riesco a trovare il prodotto che ora vi mostro, che è praticamente il detersivo per la lavatrice. Non costa tanto, perché ora non so se ho lo scontrino. Sì. Costa 3,69 euro, e comunque per essere un detersivo per la lavatrice e per essere 2 litri non è tanto, ma è uno dei detersivi migliori che abbia provato. Tenete conto che io scomodamente vado fino da acqua e sapone per comprarne almeno 2, perché me li tengo lì di scorta, perché è veramente il migliore e ne ho provati di tutte le marche, ma questo qui è veramente fantastico. Pulisce, profuma, è una bomba. Cioè, se non l'avete mai provato, vi accomodo acqua e sapone, 3,69 euro, ed è questo qui della Dermis. C'è al fiori bianchi e alla lavanda. Io preferisco fiori bianchi. E poi ho comprato, che era in promozione, il ammorbidente concentrato della Lenoir. Sì, Lenoir, vabbè. Verbena selvatica. L'ho già annusato anche là, Io l'annuso, ma poi lo compro. Sì, non è male. Ok, e quindi ho comprato questo. Poi vi farò vedere, se vi interessa, nel vlog faccio vedere le cose che ho comprato che non c'entrano niente con la casa. Allora, parto perché ho 3 sacchetti. Dalla cosa più banale al mondo, ho comprato il Maina. Quest'anno non ho comprato il Bauli perché devo dire che ho assaggiato il Maina a casa di mia mamma ed è veramente molto più morbido e più buono, e quindi ho deciso di comprare il Maina. In realtà una cosa che adoro follemente, ma che ho già comprato e già mangiato, però praticamente è introvabile adesso, è il panettone al cioccolato che vende Lunes barra U2. Costa 9 euro, perché comunque preparate psicologicamente, perché è praticamente come fare un mutuo. Però è veramente buonissimo. Se non avete mai assaggiato, è buonissimo. C'è anche i frutti esotici e altre cose, ma credo che quello al cioccolato, gli altri non li ho assaggiati, ma il cioccolato è quello mio preferito. Allora, vado con Lidl. Aiuto. 8 quintali. Allora, ho preso delle baguette che... questo non è... Poi vi dico anche cosa è per casa, cioè cosa è per l'occasione e cosa è per tutti i giorni. In realtà compro sempre le baguette, quelle piccoline, le congelo, perché così preparo il pranzo a Fabio, che bene o male lui mangia quasi tutti i giorni il panino con prosciutto cotto, prosciutto crudo, da portare a lavoro. E in realtà quelle piccoline non c'erano, quindi ho preso queste qua grandi, le farò a 3 pezzi e le congelo, così me le tengo comode. Poi... nel mio menu settimanale, perché adesso ho preso questa usanza di farmi il menu settimanale, così riesco a organizzarmi a cosa comprare e cosa organizzare per la cena. Se vi può interessare vi farò un video dove vi faccio vedere come lo faccio. Ho preso le melanzane perché voglio fare la parmigiana, ma con parmigiana leggera, non fritta, normale, le melanzane grigliate e con la ricotta. Poi ho preso... pasta sfoglia, 2 rettangolari che utilizzerò per questa sera. Ragazze, mi sto rendendo conto di non aver comprato 2 cose per fare questa cosa con la pasta sfoglia.
Adesso mi concentro e troverò una soluzione. Comunque, due pasta sfoglie rettangolari perché voglio fare tipo delle rose. Voglio fare le rose con la provola e il prosciutto cotto. Vabbè, il prosciutto cotto ce l'ho. Non ho la provola, utilizzerò un altro formaggio. Comunque, le rose con provola e prosciutto cotto. O prosciutto crudo, potete decidere voi cosa, cosa fare. E poi ho preso una sfoglia tonda che utilizzerò per Capodanno perché voglio fare una torta salata con stracchino, pomodorini e pesto. Infatti qui c'è i pomodori, ci sono i pomodorini. Raga, oggi sono sfasata perché a parte che sono KO perché al lavoro siamo in full immerso nei pressaldi, macello. E poi ho 1800 cose da fare, oggi dovrei riposarmi, in realtà guardate come sono conciata, va bene. Poi ho preso due ricottine, queste qua sono per la mia quotidianità perché li porto a pranzo. Idem i fiocchi di latte, ho preso questi qua. Non ho mai preso questi qua della Lidl, mediamente io li compro al Carrefour o all'U2, non li ho mai presi quelli. Il latte, in realtà qua ne vedete solo 3, ma io costantemente ne compro 3 quando vado a fare spesa perché ne ho altri 12 in casa, ma perché devo avere sempre la scorta di latte, non sia mai che succede chissà che cosa. Poi altri pomodorini, poi ho preso questa Loli, dei stecchini, ho preso le scatolette a Loli che magari non vi faccio vedere perché non credo vi possa interessare. Se vi può interessare Loli, piacciono molto questi qua di patè, oppure questi qua che sono con in salsa, non in patè, che sono più cremosi. Poi ho comprato il pesto. Mio fratello che abita a Recco mi insulterà perché comunque è pesto scrauso, ma in realtà non ho il tempo di farmelo arrivare, quindi va bene così. Ho preso la maionese, ma ho dimenticato di comprare i gamberetti, quindi mi dovrò inventare qualcosa al posto dei cocktail di gamberi, perché non faccio in tempo ad andare a far spesa, a meno che non andrò a fare un salto al Carrefour quando finisco di lavorare. Poi mozzarella, questa qui è la mozzarella, quella tipo per la pizza, quella un pochettino più solida, perché questa sera farò le mie classiche lasagne di soia che tutti adorano, quindi le faccio. Burro, poi cosa ho preso? Aspettate che divido perché io appoggio le cose ma poi dopo non. Poi cosa ho preso? Aiuto. Allora, un Kraffen al gianduia per Fabio perché oggi era particolarmente nervoso, quindi sentivo che c'era bisogno nell'aria di dolciumi. Questo per questa sera, la pagnotta di pane bianco. A me piace tantissimo questo. Credo che il mio pane preferito è questo qua della Lidl o la pagnotta di grano duro di Esselunga. Poi ho comprato del salmone affumicato perché mi servirà per Capodanno, perché la mia idea è quella di fare delle crespelle, delle terrine monoporzioni di crespelle con besciamel di caprino e salmone affumicato, quindi ho comprato già il salmone. Per questa sera la pasta delle lasagne, il pan bauletto integrale che lo utilizzo per far colazione, ovviamente mi faccio due fette di pan bauletto integrale tostato con la marmellata. Poi ho preso la Philadelphia Light perché, se non sbaglio, mi serve in qualche preparazione, ma ah sì, perché a Capodanno voglio fare la cheesecake di salmone. E infatti ho comprato i tuc, che saranno la base, e poi c'è ricotta e Philadelphia, che è la base di formaggio, e sopra la tartare di salmone. Poi era in promozione alla Lidl, l'ho presa perché adoro le candele, questa qui è della Glade, in realtà era rimasta solamente questa che tra l'altro ha profumazione sandalo di Bali e gelsomino, che non è male, però era rimasta solo questa profumazione, quindi non è che avevo scelta. Poi ho comprato, sempre alla Lidl, molto buono, il pane di grano saraceno con le noci, perché lo utilizzerò questa sera per fare dei crostini con sopra il gorgonzola e mascarpone. Una cosa, ragazzi, che non so neanche descrivere. Infatti oggi ho saldato il pranzo perché tanto so già che stasera la mia droga sono i piselli in pentola. Cioè io praticamente quando non so cosa farmi per pranzo mi porto i piselli in pentola con una scatoletta di tonno al naturale e via. Infatti ho preso 4 confezioni di piselli e 2 di tonno al naturale.
E poi ho preso lo stracchino, questo qui mi servirà per fare appunto la torta salata, stracchino, pomodorini e pesto. Poi ho preso, qui ho preso la Lidl due tomini perché poi mi è venuto il dubbio che non bastassero, perché in realtà ho comprato un tomino più grande all'U2. Perché? Perché questa sera farò, ve lo dico così mi anticipo, di primo faccio un po' di antipasti vari che vedrete nel vlog, poi faccio le lasagne con ragù di soia e poi di secondo faccio la polenta, con lì in mezzo metto il tomino che quindi si scioglie a contatto con la polenta, diventa morbido, e poi farò dei taglieri con dei formaggi vari e una confettura di cipolle. E di secco e dolce farò, e poi ci saranno dei cotechini di Benevento che non lo so, ci hanno portato i genitori di Fabio e quindi li farò quello perché, non lo so, a loro piacciono, al forno. E di dolce faccio il tortino al cioccolato caldo e ho preso, improvviserò perché non l'ho mai fatta, una mussa ai frutti rossi. Che ho comprato anche, vabbè, quelle ve le faccio vedere dopo perché è nell'altra spesa. Poi ho comprato la robiola. Madonna, che macello! Questo perché era in promozione ed è uno dei miei preferiti, ma lo tengo lì in frigo di scorta che magari per un pranzo ci può servire. Ed è praticamente il trancio di salmone affumicato, è una monoporzione. La mia preferita è quella con l'aneto, ma va bene così. E poi ho preso una confezione di prosciutto crudo, due di prosciutto cotto per i panini di Fabio, un'altra cosa di pasta fresca. Ho visto che adesso c'è quella fine e quella più normale, c'è cioè la classica alla Lidl, mentre prima c'era, se non sbaglio, solamente quella normale. Non l'ho mai provata, proveremo. Preferisco questa fine perché così si sente meno. Ultimo step. U2, dove ho preso un pochettino le cose un pochettino più particolari, diciamo. Allora, pan bauletto mulino bianco, questo qui lo tengo quando in emergenza finisco il pane per Fabio e gli faccio i panini con quello. Le uova, i biscotti per la colazione di Lolita. Devo variare perché sennò povera Stella si annoia a mangiare sempre i soliti biscotti. Poi ho comprato due di queste qui concentrati, io li utilizzo nei piselli, quindi quando faccio i piselli in pentola ci metto un pochettino di acqua, ci metto un po' di sale e pepe, ci metto un po' di concentrato così mi fa il sughetto e è buono. Questo qui comunque tra l'altro è 100% italiano, bla bla bla, c'è dentro solo verdurine, non è male, 79 centesimi, va bene. Poi ho preso questi che erano in promozione a 1,49 euro perché si vede che la scadenza è nel breve, quindi devo o li congelo, adesso vedo cosa fare, penso che li congelerò. Ho preso questi burger qui vegetali alle melanzane. Voilà. Poi ho preso i bone bacon per l'olio. Ecco, questa qui praticamente non l'ho mai provata ed è una mousse semifredda ai frutti di bosco. In realtà a Natale siamo andati con i miei genitori e i miei nonni a pranzo fuori, siamo andati in un ristorante dove abbiamo mangiato malissimo, però il dolce era molto buono perché era un buffet di dolci. C'erano queste preparazioni di monodosi di mousse di frutti rossi e c'era in mezzo tipo aiuto, del pan di Spagna imbevuto. Io in realtà non ho voglia di prepararmi né il pan di Spagna né niente, ho pensato che visto che non ho trovato i frutti di bosco congelati, ho comprato la marmellata ai frutti rossi. Ho pensato di fare un po' di biscotto. Cioè, adesso io non lo so se esiste, se si può fare, cosa succede, lo vedremo strada facendo. Ma la mia idea è di mettere un po' di biscotto sbriciolato e un po' di marmellata nel pentolino, lo faccio scaldare, li faccio diventare croccanti, li blocco, cioè li faccio raffreddare, preparo la mousse e sopra ci metto questo. Vedremo se dove si fa schifo, non la servo ovviamente perché è un altro dolce, vabbè, un altro pan bauletto che quello serve sempre. Poi delle bistecche per Fabio da congelare perché un adattatore perché li perdiamo nel nulla. Allora sì, ho preso un po' di formaggi vari, quindi ho preso formaggio a grel stagionato, così sono dei bastoncini che taglierò. Poi formaggio bacio al pepe. Praticamente noi abbiamo l'ardesia, farò
su questi piatti di ardesia, queste preparazioni qua, io adoro queste cosine, mi danno un'emozione che non vi so descrivere. Poi ho preso l'asiago, poi ecco il tomino che vi dicevo è questo qui, ho preso questo qua che metterò al centro della polenta, ho comprato ovviamente la polenta istantanea. Poi ho preso, i tuorli mi servono per la preparazione di Capodanno per la cheesecake. Ho preso la panna per fare i dolcetti al cioccolato. Ho preso un marea di cioccolato per i dolcetti al cioccolato. Adesso, raga, mi devo mettere a preparare tutti perché sennò qua non ce la facciamo più. Panna spray, che la mia idea è fare il tortino, panna spray sul piattino. E ho preso la salsa alle cipolle, che servirò con i formaggi, che magari non mettiamo la che casca. E questi ho preso i bicchierini per la mousse. Non c'erano, cioè, sembrano quelli da caffè. Non c'erano senza sta cosa qua, però va bene, ci siamo adattati. E poi ho comprato lo zucchero. Voilà. E basta. Ho fatto. Ah, non ve l'ho fatto vedere, ma ho preso i surgelati, ma quelli non è che sono interessanti. Ho preso le cornette, gli spinaci e le focacce, quelle che si comprano a Lidl, li tengo sempre in casa perché comunque, beh, cornette e spinaci li mangiamo noi durante la settimana e le focacce non si sa mai che possono magari servirmi. Quindi, resoconto, ho dimenticato di comprare la provola per fare le rose e vabbè, utilizzerò il prosciutto cotto crudo di Fabio della settimana e ho dimenticato i gamberetti. Vabbè, dai, poteva andare peggio. Io ho anche portato la lista della spesa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa spesa. Mi raccomando, guardate il mio video vlog dove vi faccio vedere le preparazioni, come escono soprattutto.